Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È il primo dei due video che usciranno oggi. In realtà dovevano uscire tutti e due ieri, ma purtroppo ieri ho avuto la febbre, infatti non sono ancora tanto in forma, ma ho detto me la sento di fare i video. E dunque, allora, il primo video riguarda questo quindi andremo a parlare del nuovo stadio della Juve. Cosa vuol dire? È venuta fuori la notizia che la Juve starebbe pensando a uno stadio tipo mini stadio di Barcellona vicino allo Juventus Stadium, dove far giocare l'Under 23, la squadra femminile e la Champions, ovviamente anche femminile, e la Youth League per la primavera. Allora, l'idea del piccolo stadio, secondo me, la Juve l'ha fatta balenare un po' di tempo fa. Ricordiamo che la Juve è andata a giocare sia al mini stadio di Barcellona che al campo del City, che sono i due casi d'Europa dove lo stadio è il piccolo stadio attaccato allo stadio della prima squadra. Secondo me lì la Juve ha avuto un'idea di poterlo fare e secondo me lì ha cominciato ad avere il pensiero di farlo. Visto comunque il progetto delle donne è andato bene, visto che comunque l'Under 23 è realtà, quindi ci sarà la formazione Under 23 a giocare, visto che comunque la primavera andrà a giocare la Youth League, continua a giocare la Youth League da un po' di anni, è chiaro che messi insieme, insomma, la Juve l'idea l'ha avuta, anche visto il susseguirsi del migliorare anche delle altre formazioni, non solo della prima squadra. E secondo me è una genialata, nel senso, io pensavo addirittura che la Continassa potesse fare il secondo stadio. Ma visto che la Continassa verrà usata solo per la prima squadra per gli allenamenti, a questo punto credo che sia normale pensare a un altro stadio. Sarebbe un prefabbricato, quindi una cosa anche che verrebbe tirata su con estrema facilità, ed è dei materiali che ormai si usano per tutti gli altri stadi. Quindi diciamo che sarebbe un progetto che si tirerebbe su in 3-4 mesi a livello di realizzazioni, proprio perché, ripeto, sono prefabbricati, quindi solo il trasporto, perché poi la costruzione, sarebbe relativamente facile, e sorgerebbe appunto di fianco allo Juventus Stadium, nel posto dove adesso c'è il Pala Torino. Pala Torino, che è un palazzetto dello sport che purtroppo, causa mille motivi, e sta cadendo a pezzi. La Juve vuole giocare su questa cosa, un po' come ha giocato con la Continassa, nel senso, io vado in questo momento è area del comune di Torino, la Juve vorrebbe andare lì a proporre infatti la riqualificazione dell'area per poter comprare anche questo terreno. Secondo me quello è l'unico problema che in questo momento si presenta, è quello, nel senso che il comune dovrebbe cedere un'altra fetta di territorio alla Juventus. Se dovesse accadere, è chiaro che problemi non ce ne sarebbero. La Juve credo che in pochi mesi tirerebbe su questo stadio, che le permetterebbe di avere degli incassi sicuramente maggiori. Anche perché, parliamoci chiaro, è brutto vedere la Juventus Women che giocherà la Champions a Novara, ed è brutto vedere l'Under 23 che gioca le sue partite in casa ad Alessandria. A me sono cose che capisco, però non mi piacciono, nel senso che a me piace la Juve, che la Juve giochi in casa della Juve. E tra l'altro, lo stadio, il mini stadio, il mini Juventus Stadium, dovrebbe avere il disegno più o meno dello Juventus Stadium in miniatura e dovrebbe contenere circa 6.000 persone. E anche se io personalmente mi auguro che si porti a 10.000, perché secondo me con uno stadio più piccolo la gente è anche ingolosita ad andare a vedere le partite. Ecco, io la vedo così. Ragazzi, dunque chiudo questo video e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!